regolamento. Aspetti che non la vedo. Richiamo il regolamento. Ho l'onorevole Faenzi, prego. Di fronte a lei. Sì, scusi, Presidente, se non ho capito male, i gruppi politici sarebbero stati interpellati per capire, con risposta affermativa, secondo la sua ricostruzione, se avessero rinunciato o meno ai tempi per subemendare l'emendamento. In noi... Comitato dei Nove, onorevole Rampelli. All'interno del Comitato dei Nove lei, è stato... lei ha detto tutti i gruppi, comunque noi nel Comitato dei Nove non ci siamo, penso che abbiamo il diritto di presentare dei subemendamenti e emendamenti che non abbiamo ancora potuto neanche leggere perché non sono stati distribuiti. Quindi, siccome già mi pare che l'andamento di questa discussione sia abbastanza bislacco, procediamo per avvicendamenti successivi. Io penso che vada ripristinato un po' d'ordine e soprattutto il senso, allora, delle regole comuni. Onorevole Rampelli, mi ascolti, il diritto se di riesco... presentare subemendamenti, emendamenti che non ho ancora capito visto. Onorevole Rampelli, mi ascolti, io le darei a questo punto tempo fino alle 22 per i subemendamenti, così vengo incontro alla sua esigenza. Ovviamente è il diamo tempo per il 26.410 per la presentazione dei subemendamenti, anche i gruppi che non sono presenti nel Comitato dei Nove, diamo tempo fino alle ore 22. Okay? Passiamo adesso ai pareri all'articolo 6. Prego, relatrice, chiedo ai colleghi se riusciamo a liberare l'emiciclo, tutti quanti. Grazie. Sì, prego gli assistenti se sì. Mi aiutano a far liberare l'emiciclo. Intanto invito i colleghi che poi devono dare indicazioni di voto ai gruppi a prendere nota. Prego. Allora, Presidente, in realtà sull'articolo 6, essendoci questo parere della Commissione Bilancio, mi sembrano superati i subemendamenti 6.410.1, che comunque era invito al ritiro contrario. Guardi, glieli chiamo io, così sì. Le dico quello che a valutazione della Presidenza rimane su cui dare il parere. Sì. 0.6.410.2. Chimienti. Invito al ritiro contrario. Ok. 0.6.410.10 della Commissione, che ovviamente...